Grazie al professor Marco e partirei subito con l'entrare nella materia. La materia è un po' complessa e tecnica e allora ho deciso che per le persone che in qualche maniera poi avranno a che fare con il nomenclatore tariffario lascio una cartellina dove ci sono i dati, perché è inutile che voi prendiate appunti su dei codici, su dei commi, no? Che tanto poi magari uno può anche commettere qualche imprecisione e quindi poi essere tratto in inganno quando li consulta. Alla fine del seminario le persone interessate potranno avere una cartellina con i riferimenti tecnici. Allora, il nomenclatore tariffario nasce nel 1992 e nel 1992 nasce con un intento che è sì di tipo abilitativo e riabilitativo, ma dominato da una logica che era di tipo risarcitorio, cioè chi ha una qualche menomazione, deficit o handicap deve essere in qualche maniera risarcito per questa sua condizione attraverso la fornitura degli strumenti che possono alleviargli la condizione di vita. Questo approccio risarcitorio, che vuol dire tu sei una persona che ha un handicap, hai diritto ad avere A, quindi che poi tu lo usi, non lo usi, che lo impieghi bene, non importa. Tu sei cieco, hai diritto ad avere determinate cose, tu sei sordo, hai diritto ad averne delle altre e così via. Questo approccio è stato ripreso nel nomenclatore che è stato aggiornato con il decreto 332 del 27 agosto 99, quindi 7 anni dopo, decreto che doveva essere transitorio, era un decreto che recava alla fine provvedimento transitorio in attesa della riforma complessiva della materia che dovrà decorrere dal 31 dopo il 31 dicembre dell'anno 2000. Pensate, sono passati 17 anni, seppure c'era quel richiamo che nel 2001 dovevamo avere il nomenclatore riformato, sono passati 17 anni e ci troviamo finalmente quello che si chiama nuovo nomenclatore tariffario inserito nel decreto 12 del gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo di quest'anno. Quello che è preoccupante e triste è che ancora una volta noi ci troviamo una norma, mi verrebbe da dire tipica cosa all'italiana, ci troviamo una norma che ha da un lato dei principi di grande innovazione, strumenti nuovi, attenzione anche, che ne so, a quelli che vengono, che si trovano in condizioni di disabilità e non sono ancora certificati, chi ha una malattia e quindi viene compreso nel nuovo nomenclatore tariffario che chi ha una malattia, anche se non è certificato, può avere subito bisogno ad avere degli sussidi per vivere meglio questa nuova condizione, anche se non è ancora certificato. Quindi questi sono degli aspetti nuovi, sono degli aspetti che ci fanno capire che qualche sforzo di cambiamento era stato fatto. Dopodiché invece ci troviamo di fronte a una introduzione di complessità nella fase prescrizione e autorizzazione, e quel che è peggio, ecco qui il triste, ve lo dico subito che così no,
non vi lascio l'amaro per la fine, ma l'amaro incominciamo a sperimentarlo fin dall'inizio. Ma quel che è peggio stabilisce, cosa che prima non c'era, perché col vecchio nomenclatore di fatto uno chiedeva una cosa, se aveva diritto e uso in qualche maniera glielo approvavano. Qui invece si stabilisce un fondo e il budget. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu da un lato ti trovi una norma inserita nei livelli essenziali di assistenza, come dire, è un tuo diritto avere. Dopodiché però si dice, se i soldi non ci sono, il diritto rimane sospeso. Ok? Ecco, io questo credo che dovete averlo ben presente, perché già da quando è stato pubblicato il decreto, che è stato pubblicato, vi dicevo, il 18 marzo, le ASL hanno trovato la scusa, molte ASL, non parlo di Torino, ma il decreto vale per tutta Italia, molte ASL hanno trovato la scusa per dire, ah, adesso non approviamo perché devono pubblicare i prezzi. In realtà i prezzi dovevano pubblicarli solo per l'allegato 1, cioè per le protesi, per tutto quello che riguarda i prodotti da portare sul corpo. Le tecnologie nostre, quelle che vanno nel famoso allegato 2, che sono prodotti finiti, i prezzi devono essere definiti con gara e quindi non dovevano assolutamente essere pubblicati da chissà quale sia organismo. Ma questo invece è stato addotto come giustificazione per dire, siccome i prezzi non sono stati pubblicati, quelli dell'allegato 1, non facciamo neanche le autorizzazioni per l'allegato 2. Le ASL che hanno preso in mano il nuovo nomenclatore tariffario. Poi molte ASL non hanno preso in mano niente, quindi sono andate avanti per la loro strada utilizzando il nomenclatore tariffario vecchio. Allora, il nuovo nomenclatore tariffario, vi dicevo, è inserito nei LEA. I LEA è un documento, un decreto molto corposo, sono 64 articoli e voglio dire, se voi avete curiosità scaricatevelo, acquistateveli, però sono veramente centinaia e centinaia di pagine. Nei LEA c'è tutto, c'è l'assistenza ospedaliera, c'è il sostegno alla maternità, ci sono la gestione dei vaccini, c'è tutto. L'idea riguarda appunto quelli che sono i livelli, come dice la parola stessa, livelli essenziali di assistenza. La materia nostra viene racchiusa in due articoli di LEA. Sono gli articoli 17 e l'articolo 18. L'articolo 17 definisce che cos'è il nomenclatore tariffario e l'articolo 18 dice chi sono gli aventi diritto del provvedimento nomenclatore tariffario. Ecco, allora già noi possiamo circoscrivere, se siamo interessati ad approfondire la materia, possiamo circoscrivere tutto lo studio all'articolo 17 e l'articolo 18. Ok? Proviamo a dare delle linee veloci di come è stato pensato il nomenclatore tariffario nella nuova concezione dei LEA. Allora, la prima cosa è la centralità del distretto. Il nuovo nomenclatore tariffario ha come focus, ha come centro per l'approvazione il distretto, cioè non è l'ASL in generale, è il distretto. Il distretto di residenza della persona che si rivolge per avere soddisfatto una
una qualche sua necessità, ok? Allora, il distretto, per quanto riguarda l'autorizzazione, si avvale del medico specialista o sempre di più, e qui è un altro elemento di complessità. Ho discusso l'altro ieri con la ASL di Rovigo, che anche per i non vedenti ha sostituito lo specialista, che era l'oculista, con la commissione multidisciplinare. Allora, la procedura dovrebbe essere: la persona ha un bisogno, si fa fare una certificazione dal medico di famiglia, per soddisfare il bisogno, e la certificazione di solito dovrebbe servire per andare a fare la visita specialistica, ok? Perché se io devo andare da un oculista pubblico, no? Qui siamo ambito giusto, vista, quindi no, lasciamo perdere le altre specializzazioni, io per andare da un oculista devo avere l'impegnativa del medico di famiglia, ok? Perché io devo andare da un medico pubblico, non devo andare da un medico, da un oculista privato. Allora, con la certificazione del medico di famiglia, io vado dallo specialista di riferimento, che è nel nostro caso l'oculista, quando l'ASL non ha invece già richiesto che l'oculista sia parte integrante per una prescrizione che riguarda la vista di una equipe multidisciplinare, dove magari pretende che ci sia anche lo psicologo per capire la motivazione, ci sia che ne so, il fisiatra o così via. Questo purtroppo dipende dalle ASL, perché il decreto nuovo, cioè il appunto l'articolo 17, parla di specialista e commissione multidisciplinare. Voi capite che già l'aver introdotto questa condizione può risultare una complicanza. Ok? L'altro aspetto importante è che è ben specificato, lo dico per gli amici dottori che ci sono qui, lo specialista deve certificare, quindi dichiarare la patologia, fare una diagnosi funzionale, prescrivere lo strumento con i codici nuovi e motivare anche quello che è il percorso, l'aspetto riabilitativo, la funzione riabilitativa che consegue all'adozione dello strumento prescritto. Quindi non è più che uno prescrive che ne so, video ingranditore codice 22 bla 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 bla, dovrebbe dire la persona affetta da con condizioni di viso bla, bla, ok, può beneficiare dello strumento codice eccetera eccetera per leggere, per consultare, cioè deve, no? L'articolo 17 parla anche di eventuale follow up o verifiche della condizione di miglioramento di qualità della vita post fornitura. Io qui vi dico, non credo che le ASL siano strutturate, o perlomeno nella mia esperienza ci sono delle ASL che non sanno ancora come applicare il nomenclatore tarifario vecchio, che ha appunto 25 anni. Figuratevi quali tempi, quanti mesi, quanti anni dovranno passare prima che capiscano, no? Qual è l'organizzazione. Però insomma, il decreto prevede questo. Allora, una volta che è predisposta la prescrizione secondo le modalità che vi ho detto, o dello specialista o della commissione multidisciplinare, l'autorizzazione viene fatta dal distretto, quindi è il distretto che autorizza la fornitura.
Ecco, qui io vi devo dire che per una forma di quasi di casualità, anche qui l'articolo 17 c'ha un comma 5 che è un comma molto interessante, perché è il famoso comma della riconducibilità. Voi sapete che nel vecchio nomenclatore tariffario, no, anche qui c'era l'articolo 2,5, c'era la possibilità di avere, no, degli strumenti diversi da quelli in elenco, ok? Purché riconducibili da un punto di vista funzionale. Aia. Purché riconducibili da un punto di vista funzionale a uno dei codici previsti nell'elenco. Allora, anche qui, e questa è una cosa molto interessante, si dice che qualora una persona scelga con lo specialista un articolo che non è nell'elenco, ma che è in qualche maniera riconducibile a uno dei prodotti nell'elenco, la USL glielo può, anzi lo deve autorizzare. Ok? E però introduce un elemento nuovo che prima era sottointeso e adesso invece è esplicitato, perché è proprio scritto nell'articolo 17. Dice: purché il nuovo strumento o lo strumento prescritto dallo specialista o dall'equipe multidisciplinare scelto dall'assistito, ok, non abbia il prezzo superiore a quello previsto al codice corrispondente, e poi faccio un passo indietro e vi dico come si arriva al prezzo, a meno che la persona, cioè l'assistito, non si faccia carico della differenza. È proprio specificato, non si faccia carico della differenza. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che la ASL definisce un prezzo per ogni codice, e se uno sceglie un prodotto che ha un costo superiore, la ASL gli rimborsa il prezzo definito per quel codice e la differenza verrà fatturata dalla ditta fornitrice alla persona. Quindi la ditta lo fattura alla persona, la persona poi sa che deve pagare quella quota a parte, il resto lo paga la ASL, ok? La quota a parte la persona se la detrae come spesa sanitaria, ed è però importante che se la persona sceglie un prodotto per il quale paga una quota a parte, il prodotto diventa suo, mentre se il prodotto viene pagato interamente dall'ASL viene dato in comodato d'uso, ok? Quindi io scelgo un video ingranditore per il quale pago una quota a parte, il video ingranditore diventa mio. Scelgo un video ingranditore per il quale l'ASL paga l'intera somma, è dato in uso a me, però l'ASL potrebbe dire che comunque quando io non lo uso più lo può anche ritirare, perché in realtà è suo, io ce l'ho incomodato d'uso. Ok? Sì, ci sarebbe una domanda. Lo possiamo fare dopo, per piacere. Ecco, io prima vi ho detto che c'era la scusa dei prezzi, per cui alcune ASL avevano detto che non era ancora applicabile il nuovo nomenclatore tariffario, e vi avevo detto che questo riguarda l'allegato 1, cioè sono le cose che non riguardano noi dell'area visiva. Tutti i prodotti che stanno nell'allegato 2, cioè quindi i nostri prodotti, i prodotti finiti, le ASL dovrebbero fare delle gare, e la gara è quella che stabilisce il prezzo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la ASL di Torino, che non so che numero ha, Marco? Ce n'è una sola. Allora, appunto, la ASL Torino fa la gara per i video ingranditori, allora vince una ditta con, che ne so io, 1300 euro. Bene, quella diventa la base di fornitura, prezzo video ingranditore per la ASL.
ma tutti voi siete liberi di scegliere un video ingranditore che costa meno o che costa di più, sapendo che se costa meno, vabbè, l'ASL paga meno, se costa di più la differenza tra i 1300 euro, ad esempio i 1400 e i 1500, la dovete pagare voi, ok? Direi che il corpo dell'articolo 17 è un po' questo, quindi la centralità del distretto, quindi io non so quanti distretti, ma so, avrà di sicuro... Ogni ASL ha un certo numero di distretti. Esatto. Quindi voi sapete che il riferimento, e quindi anche qui per le associazioni eccetera, dovete dialogare col distretto, anzi con i distretti, dovrete capire se i distretti si regolano solo su il medico specialista o pretendono di avvalersi accanto al medico specialista prescrittore anche della commissione multidisciplinare. A me pare, da un punto di vista, se volete, giuridico, che l'introduzione del concetto di commissione multidisciplinare sia una soluzione per come dire, spalmare la responsabilità di spesa, cioè anziché attribuire l'onere di spesa soltanto a una persona, cioè il medico specialista, l'hanno spalmata su più persone che sono i componenti della commissione multidisciplinare. Ok? Vediamo un attimo, quindi vi ripeto, c'è la possibilità di avere prodotti diversi purché riconducibili col comma 5, sempre dell'articolo 17, e adesso vediamo quelli che sono le persone, gli aventi diritto, perché qui devo dire che ci sono delle novità. Allora, gli aventi diritto sono le persone con la certificazione di invalidità, di cecità, poi ve lo dirà meglio di me il dottor Manzetta, no, rimane la solita regola, no? Cioè con visus non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con correzioni, ok? È stata però recepita, questa è una grossa novità, è stata recepita proprio, è scritto nell'articolo 18, e questo secondo me è molto importante, la legge 138 del 2001. Voi sapete che la legge 138 del 2001 è una delle tante leggi non applicate di questo nostro paese, cioè quella che estende i benefici per le persone che possono avere fino a 3 decimi, purché abbiano patologie con una forte compromissione della funzionalità visiva, ad esempio abbiano una riduzione molto importante del campo visivo e così via. Ok? Allora, qui è ancora il discorso della capacità di prescrizione e del potere di decisionale del prescrittore o della commissione multidisciplinare di prescrizione, cioè uno può avere a questo punto anche 2 decimi, ma se viene ben descritto che con quei 2 decimi lui ha bisogno di un certo ausilio, l'ausilio viene fornito, se rientra nei codici previsti, viene fornito ai sensi del nuovo nomenclatore tariffario. L'altra cosa importante, e questo vi dicevo, mi pare una grande novità, è che oggi il nomenclatore prevede la prescrivibilità e la fornitura dell'ausilio anche per persone che non sono ancora certificate. Cioè uno ha un trauma, uno ha un problema di
per cui si trova, che ne so, ad avere una forte riduzione visiva, a non sentire, a non camminare, eccetera, non deve aspettare tutto l'iter della certificazione, ma se l'ospedale, addirittura dove è ricoverato, la struttura riabilitativa che ce l'ha in carico, o il medico specialista, la commissione multidisciplinare, specifica la reale necessità di dotarsi per la qualità della vita di un ausilio, va bene, la ASL l'ausilio lo deve fornire anche se non ha ancora la certificazione di invalidità. Poi c'è un codicillo che dice purché avvii successivamente che la richiesta della condizione di invalidità. Però voglio dire, voi sapete, a volte, io non so qui a Torino, io so che in alcune aree del paese la certificazione tu la chiedi, te la possono dare anche dopo un anno, voglio dire. E non se so non qui. Viene concessa? Allora, se non viene concessa, intanto gli è andato l'ausilio perché si assume la responsabilità, quindi fa sempre riferimento al medico specialista o alla commissione multidisciplinare. Questo devo dire che è assolutamente una novità, perché una volta non era così, o tu avevi la certificazione di invalidità o non ti veniva dato nulla. La stessa cosa vale per un eventuale cambiamento dell'ausilio. Cioè, voi sapete che il nomenclatore prevede che un ausilio ha una durata per la nuova fornitura che è di 6 anni. Ok? Qui si dice che se la commissione, quindi viene predisposto un nuovo progetto riabilitativo ben motivato e circostanziato che prevede che un nuovo ausilio garantisca una funzionalità, una qualità della vita, un benessere migliore rispetto a quello che dava l'ausilio precedentemente fornito, l'ausilio, un nuovo ausilio può essere fornito. Ok? E quindi ancora una volta carica molto, cioè è una norma, questo articolo 17, e in questo caso qui sto parlando dell'articolo 18, fa molta leva sulla responsabilità del medico prescrittore o della commissione multidisciplinare di prescrizione. Ok? Qui ricorda anche che accanto a questa possibilità per le persone maggiorenni vale il principio di flessibilità per le persone in età evolutiva, comunque minori di 18 anni. Ok? Ma questo sapevate che era già in vigore adesso. Cioè, mentre per gli adulti oggi era tassativo che se tu chiedi un display braille, un video ingranditore, devi aspettare poi altri 6 anni per chiederne un altro, se invece è una persona minorenne, questa regola non valeva già nel vecchio nomenclatore, cioè la persona minorenne poteva già, motivando per il cambiamento, lo sviluppo, bim bum bam, poteva avere una prescrizione nuova di un nuovo figlio. Ecco, allora, tutte queste cose ci danno la possibilità di pensare che c'è una forte innovazione, ma nello stesso tempo per noi che ormai abbiamo i capelli grigi ci fanno capire che da un lato pare che ci diano molto di più, dall'altro lato siamo sotto le forche caudine probabilmente non solo della commissione multidisciplinare, che non sarà una cosa snella e veloce, no? Ma saremo soprattutto sotto le forche caudine degli indirizzi che verranno dati ai prescrittori, alle commissioni multidisciplinari, in ragione dei fondi che ci sono a disposizione. Provate a pensare che per quest'anno era stato dato un fondo per il nomenclatore tariffario di 800 milioni. La stima, perché non sia come mai nel nostro paese non ci sono mai in sanità
cifre precise, la stima parlava di una spesa corrente sul nomenclatore tariffario di 3 miliardi. Allora, se la spesa presunta corrente nomenclatore tarifario era di 3 miliardi e qui questa volta invece è stato fissato un budget di 800 milioni, vuol dire che ci sono 2 miliardi giusto e 200 milioni che mancano all'appello. Quindi saranno tutte autorizzazioni che non verranno effettuate, voglio dire, no? Bene, adesso vi dico velocemente le due o tre novità che ci sono sugli ausili. Allora, è stata inserita una categoria che si chiamano strumenti sanitari, dove c'è il termometro, che secondo me era meglio che non ci fosse, dove c'è il misuratore di glicemia e dove c'è il misurapressione. Quindi misurapressione, il termometro c'era già, il misuratore di glicemia, adesso sono a nomenclatore tariffario. Il mio parere è che le cose che costano poco sarebbe meglio che nel nomenclatore non ci fossero e uno se le può detrarre come spesa sanitaria. Cioè, io voglio vedere chi farà tutta la trafila per farsi prescrivere un misurapressione che costa 70 euro. Ok? Allora mi verrebbe da dire io che sono contro la lista della spesa, visto che farsi fare una prescrizione sarà molto complesso, quando andate a farvi fare la prescrizione cercate di farvi prescrivere tutto quello realmente che vi serve, perché sennò ogni volta dovrete sudare, non le 7 camicie, dovrete sudare, anzi rischierete di rimanere sepolti dalla burocrazia. È rimasto l'orologio e la sveglia ed è rimasto il bastone. Io credo che tutta questa prima parte di oggetti che vi ho detto se li eliminavano, tanto è tutta roba che costa non più di qualche decina di euro, ok? Quindi provate a immaginare cosa costa lo Stato se uno di noi va a farsi prescrivere un bastone. Cioè, costa 30 euro tra prescrizione del medico di famiglia, visita dello specialista, bla bla bla, pensate, costa centinaia e centinaia di euro. E guardate, nella nostra esperienza, purtroppo, c'è gente che si fa prescrivere l'orologio. Ok? C'è gente che si fa prescrivere l'orologio. Andiamo alle tecnologie più complesse, più, no? Allora, qui devo dire che non si sa per quale ragione, ma il video ingranditore da tavolo è rimasto pressoché quella descrizione del 1992, ok? Quindi c'è stata una mano che non ha introdotto le novità che potevano essere introdotte sul video ingranditore da tavolo, ok? Inspiegabilmente invece il video ingranditore portatile è stato variato molto come descrizione, secondo me in maniera, scusate, mi sto cercando l'espressione, l'abbiamo capito, dai. Deve esserci stato la zampina di qualcuno che credeva di essere furbo, di avere solo quella roba lì, certo. E allora deve aver passato una carta con una descrizione, e però gli è andata male perché di quel prodotto poi ne sono usciti sul mercato subito tanti, no? Per cui il gioco non è valso. Allora, il nuovo video ingranditore portatile
dovrebbe avere la possibilità di connessione per il trasferimento dei dati. Non so cosa gli serve a un anziano ipovedente, no, la connessione per il trasferimento dei dati, deve poter salvare fino a tot immagini, no, anziché aveva un nome, il problema è che hanno fatto una furbata, cioè si sono classificati per fare la furbata, ma poi siccome il mondo della produzione è un mondo che si evolve, quindi quella roba lì l'hanno fatta anche altri, per cui tutti questi vincoli sono di fatto decaduti. Cos'è l'elemento nuovo sui video ingranditori? L'elemento nuovo sui video ingranditori è che i due video ingranditori da tavolo e portatili non sono più alternativi. Voi sapete che col nomenclatore vecchio il video ingranditore da tavolo, o viceversa, il video ingranditore portatile era alternativo a quello portatile o a quello da tavolo, giusto? Ecco. No, sempre. Adesso i due video ingranditori sono prescrivibili entrambi, però hanno messo una clausola. E qui, io non so, c'è Luca qui, Ximenez, ecco, dico c'è Luca e poi c'è anche la fanciulla. Il nuovo nomenclatore ha previsto una clausola che va subito a dire che questa apertura sul video ingranditore da tavolo e video ingranditore portatile insieme, no, viene quasi vanificata dal fatto che si dice che se viene prescritto un sistema galileiano kepleriano non può essere prescritto un video ingranditore elettronico. Quindi quella che prima era alternanza tra quello da tavolo e quello portatile, mentre poteva esserci anche la lente, adesso di fatto hanno messo l'alternanza tra le lenti e i sistemi elettronici. Ok? Anche gli occhiali telescopici. Se uno ha gli occhiali non può avere il video ingranditore. Andiamo a vedere le tecnologie cosiddette elettroniche per ciechi. Allora, è stato conservato il codice dell'ICR. Ok? Ed è stato introdotto il codice dell'ICR con hardware come macchina completa e finita. Allora, il software dell'ICR non prevede più la fornitura dello scanner, cioè solo il software. Mentre la vecchia dicitura diceva comprensivo di scanner, giusto? Sì. E qual è il senso? Si parla solo di software. Ma hanno introdotto un codice nuovo che è il codice della macchina di lettura, del maestro, di queste cose qui. Ok? Quindi non c'è più la necessità di usare il codice della sintesi vocale o dell'OCR per avere una macchina di lettura, perché la macchina di lettura ha un codice proprio. Finalmente! Oh. Tra l'altro, questi due codici. Questi codici possono essere forniti non più soltanto alle persone con minorazione visiva, ma anche alle persone con certificazione legge 170, cioè i famosi dislessici. Quindi si apre la platea di fornitura delle macchine di lettura degli OCR anche per le persone dislessiche. Ok? Perché è proprio citata la legge 170. Nella fornitura del software però, quindi dell'OCR, ma vale poi anche, perché qui il codicillo si ripete più volte,
non può essere fornito a carico del sistema sanitario nazionale, quindi LEA, articolo 17, articolo 18, software standard o di commercio normale. Allora, cosa vuol dire questo? Che mentre molti prima si facevano dare la versione ufficiale di FineReader, no? Ecco, queste cose non potrebbero più essere prescritte e fornite. Quindi, se vengono fornite è perché o qualcuno non legge bene la legge o perché chiude un occhio, ma la legge adesso parla proprio, è messo in maniera chiara. Solo software dedicati specifici possono essere forniti, software di commercio comune non possono essere forniti a carico del sistema sanitario nazionale. Ok? Per quanto riguarda il display braille, è stato cassato il codice 20 caratteri. Quindi il display braille c'è solo in un codice che è alla descrizione del display braille da 40 caratteri. Ok? La stampante è rimasta e dà la stessa descrizione del vecchio nomenclatore tariffario. La sintesi vocale viene invece proposta in due modalità. La modalità sintesi vocale in formato anche hardware, cioè quando penso hardware immagino che pensino tipo alle pennette, no? Perché non so cosa potrebbe essere se non sintesi vocale hardware, e screen reader. Ok? Anzi, ho sbagliato. O screen reader. Cioè, se uno chiede la sintesi non può chiedere lo screen reader, se uno chiede lo screen reader non può chiedere la sintesi, perché evidentemente hanno capito che è la stessa cosa. Ok? Ma il screen reader può essere anche sulla pianeta. Sì. Quindi hanno introdotto proprio il codice per gli screen reader, è rimasto un codice per la sintesi vocale. Va bene? C'è un codice, devo dire, scritto in maniera confusa, per cui non si capisce bene, no? Poi queste cose, vi ripeto, ve le andate a vedere che vi lascio la cartellina. Che parla del telefonino, ok? Però parla del telefonino per le persone che non hanno possibilità di usare le mani, eccetera. Allora, questo mi fa pensare che tutte quelle ASL che hanno fornito telefoni standard, tipo iPhone, eccetera, siccome vale la regola che se sono strumenti di commercio normale non devono essere forniti a carico del sistema sanitario nazionale, chi li interpreta così, di iPhone tramite l'ASL non ne vengono più forniti, ok? E qui però dipende sempre dall'oculista, dalla commissione multidisciplinare, dalla motivazione, per cui poi insomma alla fine il direttore, immagino, del distretto o chi gestisce poi la parte di budget del distretto scaricherà la responsabilità prescrittiva, cioè di autorizzazione su chi ha fatto la prescrizione, ok? Ecco, queste sono direi le caratteristiche salienti. Ve ne dico un'altra, che decreto LEA stabilisce che venga istituita una commissione, che è stata istituita, che ha il compito ogni anno di aggiornare l'elenco dei codici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la commissione ogni anno potrebbe introdurre e togliere dei codici.
Quindi mentre prima era una cosa statica, ferma, bloccata, cioè ci voleva un altro decreto, adesso potrebbe significare che ad esempio, che ne so, l'area visiva richiede che venga inserito il codice del sistema per la mobilità, che adesso non c'è, no, sto pensando un po' all'orca, ma queste cose che adesso sono ancora poco funzionali, oltre che funzionanti, però metti che funzioni, no? Cioè riconoscano veramente gli ostacoli, eccetera, si potrebbe chiedere l'inserimento di quel codice, no? A nomenclatore tariffario, se la commissione lo reputa congruo, può evidentemente inserirlo. Quindi io direi che concludendo, ribadisco quello che vi ho detto all'inizio, cioè il nomenclatore tariffario nostro è un nomenclatore che ha di fatto una gamma importante di strumenti, ha una notevole complessità nella modalità per poter accedere a questi strumenti, a questi ausili attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, ha un limite, poi sentirete la dottoressa Mercier, ha un limite che sono i prezzi, cioè noi diamo cose anche agli anziani, anche, cioè non abbiamo limiti di età, perché vengono sempre giustificati dal medico prescrittore, ma ad esempio noi abbiamo dei grossi vincoli su non so, prima il professor Marco ha detto che qui la USL di Torino tiene come riferimento i prezzi vecchi, giusto? Al ecco, momento sì. Ecco, allora, se tiene come riferimento i prezzi vecchi, in alcuni casi può andare bene, in altri casi può andare male, perché ad esempio mi pare che l'ultimo prezzo dell'ASA di Torino del video ingranditore sia un prezzo molto molto basso, mi pare che fosse 1100, no? Quindi è chiaro che con 1100 non è che può essere fornito chissà che video ingranditore, no? In altri paesi invece magari la possibilità è di avere anche un oggetto, visto che uno fa fatica a fare tutto l'iter prescrittivo, si prende un oggetto bello, magari un oggetto che costa anche 2-3 mila euro. Ecco, la cosa che però io non mi stancherò mai di ripetere, e concludo, è che alla fine la centralità della scelta sta nella persona, o meglio sta nella persona insieme al medico specialista che gli fa la prescrizione o all'equipe multidisciplinare che gli fa la prescrizione, ma è la persona. Cioè se la persona dice questo oggetto, questo display braille, questo video ingranditore, questa lente a me non va bene, la ASL non gli dà nulla, cioè la ASL gli deve dare quello che realmente è congruo e soddisfacente per la persona. Quindi bisognerebbe che le persone provassero gli strumenti, capissero realmente il reale utilizzo e l'efficacia degli strumenti per fare una scelta. Quando io dico il compito delle associazioni non è quello di fare come i negozianti, no? Quelli di stare dall'uno dall'altra parte, dovrebbe essere quello di far conoscere le cose che ci sono. Tra l'altro abbiamo anche la fortuna che c'è uno sviluppo tecnologico rapido, ogni 4 mesi, 6 mesi ci sono prodotti nuovi. Allora bisognerebbe sempre conoscere prima di avviare un iter di prescrizione, perché giustamente bisogna farsi dare non il video ingranditore, la sintesi vocale, la macchina di lettura, ma bisogna farsi dare il video ingranditore che vi fa leggere bene senza stancarvi, la macchina di lettura che vi soddisfa rispetto ai vostri bisogni di leggere libri o lettere o chissà cos'altro, voglio dire, no? Quindi questo è estremamente importante, ed è estremamente importante
che si sappia che la USL non vi può mandare a casa un pacco perché l'ha scelto la ASL. Perché qualcuno dice, ah sai, dice la ASL mi ha mandato a casa il video ingrenditore. Ma l'hai scelto tu? No. Allora potete mandarlo indietro. Perché siete voi che dovete scegliere il tipo di video ingrenditore. Tra l'altro, soprattutto le parti, gli strumenti che riguardano l'ipovisione. Perché patologia diversa ha esigenze diverse, ve lo dirà poi il dottore. Ci sono video ingrenditori che hanno un altissimo contrasto, ci sono video ingrenditori che hanno un basso contrasto, ci sono video ingrenditori che hanno tutta la gamma dei colori artificiali, quelli che non ce li hanno, quelli, no? Quindi queste cose danno delle reazioni, delle risposte diverse a seconda delle diverse patologie. Non può essere dato un video ingrenditore a caso, perché la USL ha fatto la gara, eccetera. Quindi la scelta è sempre dell'utilizzatore. Questo guardate che non è una cosa che vi dice Davide Cervi, è scritto nella norma. Quindi livelli essenziali di assistenza, articolo 17, articolo 18, nomenclatore tarifario, aventi diritto al nomenclatore tarifario, specificano bene questa cosa. Tanto è vero che nel comma 5 dell'articolo 17 si dice appunto che la persona può scegliere anche un prodotto diverso, anche un prodotto diverso con costo maggiore, purché venga specificato dal medico prescrittore o dall'equipe multidisciplinare e che quel prodotto risponda realmente ai bisogni specifici della persona. Ecco, questo direi che è un po' il quadro del nuovo nomenclatore tarifario. Rapidamente mi pare che già Sicilia, Veneto, eccetera, stanno già anche qui da voi, no? Sì. Stanno già usando i codici nuovi, sì. Per cui adesso, voglio dire, se qualcuno vi chiede ancora i codici vecchi, dite aggiornati. Tra l'altro, ripeto ancora una volta, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prima la nostra ministra Lorenzin ha fatto la sceneggiata a gennaio, non so se ve lo ricordate, che era andata da Gentiloni, che era in ospedale a far firmare i LEA, ve lo ricordate? Sì. A gennaio, no? Tutta sta sceneggiata, finalmente i LEA firmati, e addirittura aveva dato questo aspetto di solennità e di urgenza, perché Gentiloni li aveva firmati in ospedale, vi ricordate che era stato ricoverato per l'attacco di cuore, no? L'ha firmato col sangue. Dopodiché, firmato col sangue il 12 di gennaio in ospedale, è sparito tutto, nessuno ne sapeva più nulla, fino a che questo decreto è riapparso il 18 marzo sulla Gazzetta Ufficiale, no? Quindi, cioè io non so, voglio dire, da una firma alla pubblicazione, io capisco che erano tante pagine da stampare, no? E siamo arrivati al 18. Dopodiché, pubblicato il 18 marzo, guarda, io ve lo dico, cioè noi chiamavamo le ASL, non ne sappiamo niente, ma come? Se dicono che la legge non ammette ignoranza, che quando una legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale vuol dire che è entrata in vigore, giusto? Ecco, adesso finalmente da settembre pare che in realtà, qui c'è Claudio che ha sentito anche l'onorevole Miotto quando abbiamo fatto il primo seminario di questo tipo a Castello Tesino, in realtà la storia è proprio questa, sono i famosi 800 milioni. No, siccome erano disponibili solo 800 milioni, qualcuno ha detto, aspettiamo. Se incomincia la spesa a marzo, a giugno sono già finiti, è meglio che diciamo che cominciamo a spenderli a settembre, per cui forse poi magari abbiamo la scusa che un po' prima delle feste, no, i medici non ci sono, eccetera. Ecco. Vi ringrazio e poi sono disponibile per le domande.